Bravo! Mamma che te, vieni qua! No. Sei felice che ti ho portato le persone che tu ami di più? Guarda, certo. Questo è il nipote, eh? Uno dei due nipoti. Bravo! E ce n'è un altro lì e fa il camera. E lì il camera a me, quindi ragazzi, a Sia Po sperete 50 anni. Quindi una televisione, va bene? Dai. Allora Mauro, sì. Abbiamo cenato insieme, abbiamo fatto altre cose insieme, tu hai detto questa sera, però vorrei fare anche qualcosa di nuovo, vecchio ma nuovo, fatto, interpretato alla mia maniera, grazie anche a Marco Veroni, dico bene? Io voglio spendere due parole perché questa canzone in tutta la mia carriera non l'ho mai cantata. Là. In pubblico. È la prima volta, faccio. Ma non è quella lì! Ma no! Quella che è quella che cantava sotto la doccia, sai? Loro vogliono un signolo che non canta più, ma insomma. Una dopo, vieni qua. No, beh, non sto via. E allora questa sera, in onore del tuo compleanno, sì. Io ormai sono 10 anni che non festeggio più il compleanno, sì. Va troppo su. Hai ragione. No, io ti faccio tanti auguri, anche da parte di tutti loro. Auguri. Grazie. Grazie di avermi invitato e anche tuo nipote voleva darti un bacio, eh. No, ma il mio se vuoi gli dai. Me lo do sempre, me lo do sempre. Ma ti bacio 5 euro. Un bacino. 5 euro. Un bacino. Anche fate. Allora. Prendere anche le sigarette con 5 euro. Ragazzi, non da fare anche la lotteria dopo, non andate via, perché sì, adesso sì. Abbiamo un momento particolare. Ci liberiamo. Facciamo subito la prima canzone. La canzone che ricorda il grande Paolo Limiti, che è scomparso da poco, ed è La voce del silenzio. Che bella. Grazie. Signori, godetevi questo momento per il nostro Mauro Rizzi. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Ritorna a vivere troppe cose che credevo morte ormai. Silenzio che non mi aspettavo mai.